in questo numero di Turismo Magazine. Aeroporti, passeggeri ancora in calo rispetto al pre-Covid. Digitale, il mercato italiano vale 11 miliardi. Buone prospettive nel 2022 per il brand Mangias. Il settore del trasporto aereo si conferma tra i più colpiti dalla pandemia e l'uscita dalla crisi rischia di essere lenta e parziale. Gli aeroporti italiani chiudono il 2021 con 80,7 milioni di passeggeri e una contrazione del 58,2% sul 2019, ultimo anno non interessato dalla pandemia, quando il numero dei viaggiatori ha superato quota 193 milioni. Secondo i dati di Assa Aeroporti, si tratta di un consuntivo in crescita del 52,4% sul 2020, ma pur sempre segnato da una profonda crisi, con 113 milioni di passeggeri persi rispetto al 2019. Nei primi 5 mesi dello scorso anno, il traffico negli scali nazionali ha segnato una contrazione dell'86% rispetto al 2019, attestandosi a valori prossimi a quelli osservati nella primavera 2020, durante i mesi di lockdown. I primi deboli segnali di ripresa si sono registrati solo a giugno 2021, per poi rafforzarsi nella seconda metà dell'anno. Assa Aeroporti segnala inoltre un parziale recupero del segmento nazionale che nel 2021 mostra un meno 35,1% sui volumi pre-pandemia. In sofferenza invece il traffico internazionale che perde il 70,4%. La crisi ha modificato la distribuzione del traffico negli aeroporti italiani con gli scali delle isole che registrano segnali di ripresa più evidenti rispetto alla media di sistema grazie al turismo nazionale. Stentano invece a ripartire gli aeroporti a forte vocazione internazionale e intercontinentale a causa del mantenimento delle restrizioni per i viaggi extra UE. Nel 2021 torna a crescere in Italia il mercato digitale dei viaggi, è quanto emerge dall'ottava edizione dell'Osservatorio Innovazione Digitale del Turismo. Le transazioni online hanno dimostrato una netta ripresa, raggiungendo gli 11,1 miliardi, nonostante il valore complessivo segni ancora un meno 32% rispetto al 2019. Per l'Osservatorio, il clima di incertezza che ha segnato gli ultimi 2 anni persiste anche in questo inizio del 2022, ma ci sono alcuni segnali positivi, soprattutto dal fronte e-commerce. Nel comparto ricettivo, infatti, la componente online è passata dal costituire il 45% del valore delle transazioni nel 2019 al 55% nel 2021, portando il valore assoluto delle transazioni digitali dell'ospitalità a superare quelle pre-Covid. Anche nei trasporti l'incidenza delle vendite su internet è aumentata, passando dal 55% nel 2019 al 62% nel 2021. Oggi l'88% delle strutture ricettive italiane coinvolte nella ricerca utilizza almeno uno strumento digitale per la gestione dei processi, ma l'ambito extraalberghiero sconta ancora un ritardo su questo fronte. Nel 2021 il 94% ha messo in atto azioni per aumentare la sostenibilità, come l'utilizzo di materiali, prodotti e fonti di energia sostenibili o la riduzione degli sprechi. Il 7% delle strutture offre la possibilità di arricchire l'esperienza di visita e la conoscenza della destinazione attraverso attività da svolgere online. Sempre in quest'ottica, ben il 77% degli operatori si è attrezzato per ospitare lavoratori in smart working, offrendo per esempio postazioni da lavoro in camera o schermi per videoconferenze. Una stagione turistica che si prospetta buona dopo anni di alti e bassi dovuti alla pandemia. Ecco il 2022 che verrà, secondo Marcello Mangia, presidente di Mangias, il brand del gruppo Aeroviaggi, che con oltre 1200 dipendenti, 9 strutture in Sicilia e 4 in Sardegna, rappresenta il primo operatore alberghiero in 2 tra le regioni più amate d'Italia. Stiamo ripartendo dopo questa ennesima ondata pandemica. Le prospettive sono molto buone, ma come lo scorso anno probabilmente un pezzo di stagione si perderà, un pezzo di bassa stagione, quello che era aprile, comunque un buon mese per la Sicilia e la Sardegna, andrà un po' compromesso. Però le prospettive sono buone, migliori addirittura quelle del 2021 e in alcuni casi riusciremo ad arrivare ai numeri del 2019. Nel frattempo si è puntato anche ad una nuova offerta, riqualificando gli alberghi e cercando il segmento più alto del mercato, ovvero quello dei 4-5 stelle. In questa direzione l'accordo siglato con Blackstone prevede una new co-in joint venture nella quale la famiglia Mangia mantiene la gestione di tutte le strutture alberghiere e un ruolo di azionista di riferimento. Quando la pandemia si è manifestata abbiamo compreso che l'unico modo di reagire era cambiare il nostro modello di business e rivolgerci direttamente al mercato
diretto, non più alle grandi organizzazioni internazionali che erano totalmente bloccate, immobilizzate dall'impossibilità di far viaggiare i loro clienti. Dunque ci siamo rivolti al mercato diretto, abbiamo inaugurato un nuovo brand con un'assonanza, diciamo, più accattivante verso il pubblico. Allo stesso tempo abbiamo modificato un po' l'offerta alberghiera innalzandola, rivolgendoci a un mercato diverso, perché anche il mercato è cambiato. Siamo andati verso un mercato upscale, che chiamiamo upscale, cioè quella fascia di clientela che viaggia tra i 4 e i 5 stelle.